Ciao a tutti, un saluto da Massimo e benvenuti a questo nuovo appuntamento di I Love Italo Disco, una puntata dove torneremo negli anni 70 e non solo, con una voce straordinaria con noi, Lina Savona. Ciao Lina! Ciao Massimo, sei forte, eh? Io ti seguo Sono e forte? Quanto forte? sì, sono veramente contenta di essere qui con te. Sì, sei fortissimo. No, Hai dai, avuto sono. un'idea bellissima di queste cose che fai. Bravo. Ti ringrazio, dai, una cosa casalinga, dai, così tra di Ah, noi, tra vabbè. amici, possiamo dire. Va bene, ma le cose tra amici sono le cose più belle, più naturali e più spontanee, sono le cose migliori, perché le cose sofisticate a me non tanto mi piacciono, Ma veramente. dai. Dai, mi fa piacere, dai, questa cosa. Intanto, ecco, voglio ringraziarti, per aver accettato il mio invito, Oh, perché figura, io ringrazio te invece. ci siamo conosciuti tramite Sì, Facebook, poi sono andato un infatti. po' Ti ho seguito informando. io l'intervista che hai fatto a Radio Vetrina, insomma, ci siamo conosciute su Facebook. Mi ha fatto molto piacere di essere qui con te. Sono contenta e parliamo un po', ci facciamo una bella chiacchierata. Sì, dai, parliamo un po' di musica. Allora, torniamo Yes. un po', indietro nel tempo, qualche anno fa. Sì. Dico qualche anno fa perché non, diciamo, dai, la musica poi rimarrà sempre eterna. È ovvio che noi andiamo, diciamo, a diventare un po' più grandi, ma la cosa bella è che la musica rimarrà per sempre e sarà una, diciamo, una testimonianza incredibile. Ma Lina, ma come ti sei avvicinata al mondo musicale? Va bene, dunque la domanda è semplice per me, perché non è che io mi sono avvicinata e la musica era già vicino a me da quando sono nata, che ero già musicata, diciamo. È una cosa, diciamo, congenita. Non è che, e poi, sai, uno cresce, fa e cerca sempre le cose che più sono affini alla sua persona, alla propria personalità. E perciò mi sono sempre avvicinata intorno a me, musicisti, suonare, cantare, finché sono arrivata a fare dei dischi. Cioè, Ecco, aspetta, ma come, ecco, qual è stato il tuo percorso da giovanissima sì, poi vabbè. a arrivare al primo disco, Primo disco, ecco, Amarti sempre, facile. Amarti mai? Com'è stato questo percorso Per me è stato discografico? facilissimo, perché io ho cominciato da proprio, avevo un gruppetto già da quando avevo 13 anni, e con mio cugino che suonava la tastiera, poi c'era Pierangelo alla batteria, cioè queste cose da ragazzine, facevamo già le seratine dai Salesiani, a Valleggia, là intorno a Savona. E poi ho cominciato a fare anche tanti concorsi canori, a Diano Marina, Alassio, insomma, e poi li vincevo tutti, comunque. Ah, li vincevi tutti. E beh, certo. E dai, e c'erano anche tanti miei amici, che c'erano Gianfranco Fasano con me, insomma, siamo molto amici, dai, mi permetto di scherzare, siamo amici. E facevamo insieme queste cose, anche perché suo padre era fotografo ufficiale di tutte queste manifestazioni. Ecco, e partecipavo a questi concorsi, poi passato questo periodo, diciamo un po' adolescente, verso i 16 anni, così sono un tastierista di Savona, che Gio Vescovi era il tastierista dei Trip Gio Vescovi, e mi sentiva cantare, facevo musica prog addirittura in quel periodo con un gruppo di Savona, il Sigillo di Horus. Con dei miei amici, avevano questo gruppo, io ero la cantante e c'era Beppe Aleo alla batteria, insomma, ciao Beppe se mi vede, che lui ha anche una bella, a Milano ha una bella situazione musicale, ecco, diciamo. Perciò ho cominciato a cantare con loro. Un giorno è venuto Gio Vescovi lì a sentirci alle prove ed era insieme a Mia Martini, perché era fidanzato con lei. E mi ha detto: Lina, ti porto a conoscere i New Trolls, come ho detto anche a The Voice. E insomma, sono andata allo studio G, ho cominciato a frequentare questo studio dove c'erano i musicisti fantastici, cioè i New Trolls. E da lì ho cominciato a sentire veramente una musica fantastica. Nell'aria si respirava proprio musica, ma bella musica però. E poi da lì hanno chiamato Ornella Vanoni, Sergio Bardotti, e sono stata contattata da loro. Mi hanno fatto un contratto discografico
che, con la Vanilla, che era la discografica di Ornella Vanoni, e da lì ho cominciato a fare i 45 giri, ho cominciato a fare i dischi. È nato appunto questo pezzo. Per me è stato facilissimo, sì. È nata poi Amarti Sempre. Bravo. Amarti Mai. Sì, con questo brano ho vinto la Gondola d'Argento nel 1977 esattamente. Da ieri. Esatto, parliamo di, non lo so, l'importante è che siamo ancora qui. Comunque tu sei un ragazzino, dai Massimo. Che ragazzino, grazie del complimento. Ti sei appena sposato, perciò ti faccio anche tanti auguri in diretta, dai. Grazie. Comunque dai. Hai 45 giri lì, vero, del disco? Ce lo fai vedere? Esatto, guarda, qua c'è il 45 giri di Amarti Sempre, si vede bello inquadrato. Sì, questo è Amarti Sempre e Amarti Mai, esatto. Questo brano l'ha scritto Sergio Bardotti, arrangiamento di Adelmo Musso, e anche Paolo Frescura c'è di mezzo. Insomma, c'erano degli autori molto, molto bravi. Ma ti ricordi la prima volta quando sei entrata in studio a registrare quel brano? Sì, come no? Certo, mi ricordo. Ed emozionata? Com'è andata? Raccontami. Vabbè, ero abituata a cantare già, non è che... sì, emozionata, appunto, giusto, perché ogni volta che canto una canzone nuova sono emozionata, e anche quando canto quelle vecchie, veramente. Però dico, in questo caso ero allo studio Mattone, da Claudio Mattone, a Roma, dove si registrava. E ti racconto un aneddoto, dai. C'ero io, e proprio questo, stavo registrando questo brano, e c'era Ornella dall'altra parte del vetro, e io cantavo, io una carta d'identità, una foto di un viso come tante, sono io, vabbè, fatto così, e lei di là mi diceva, cioè andava bene, poi io, ancora più, mi dava la carica di accentuare, insomma, l'interpretazione, ecco, mi dava delle dritte, Ornella Vanoni, insomma, ne sapeva più di me, ecco, questo è un piccolo aneddoto. Ma poi la sensazione sui palco quando è stata consegnata questa gondola d'argento? Ah, allora, perché c'è poi un filmato, ho visto. Sì, sì. Ah, certo. Presentava Memo Remigi. Memo Remigi. Brava. Sì, una bravissima persona, oltretutto. E praticamente poi ho partecipato alla Gondola d'Argento e l'ho vinta. E mi hanno dato la gondola. Ma io ero molto seria, ma non perché fossi tanto timida, perché un po' sono così di carattere, non è che, diciamo, ero abbastanza un po' sempre sulle mie, ecco, non ero tanto, cioè, socievole, ma non troppo. Cioè, non perciò ti facevi influenzare dall'entusiasmo, te rimanevi un po' più rigida. Sì, sì, tranquilla, ero tranquillissima, infatti si vedeva anche, infatti poi Memo Remigio mi ha detto, mi ha chiesto, devi sorridere. No, poi ho fatto un sorriso, ma io ero contenta, però dico, no, non lo so, ero contentissima, sì, ma sì, non, sì. Non è che ero più contenta l'altro giorno, l'anno scorso, quando sono passata alla semifinale, ho fatto un saltone, l'hai vista? A The Voice Senior. Sì, sai cos'è? Perché poi ne parliamo, dai. Sì, poi ne parliamo, però è anche un po' l'incoscienza questa qua, quando uno è più giovane, non è che capisce tante cose, già, ma guarda, ho vinto la gondola, per me era normale vincere la gondola d'argento, ecco, era normale, hai capito? Eri talmente sicura di te? Sì, sì, bravo, per me era normalissimo, sapevo, cioè io lo sapevo che lo dovevo vincere io, nel senso che mi era dovuta, ecco. Sì, sì, complimenti. Ma grazie, poi, insomma, poi l'anno si fa così, non si deve fare così, però a 20, no, a 18, 19, dai. Ci sta, dai, ci sta. Importante poi nel tempo, dai, sei diventata super sorridente. Bravo, anche troppo. No, scherzo. No, poi nel 78, l'anno dopo, esce Maya, Libera di Andare e Maya. Diciamo, esatto, che è un pezzo molto particolare, perché l'ho ascoltato. Tra l'altro, suonato dai Goblin. Mm-hmm. È un brano disco music italiano,
Ok, con un testo anche molto particolare. Ci vuoi raccontare di questo disco? Ok, allora, praticamente Maya, diciamo, ha attinto un po' le sonorità della musica dance che stava arrivando in quel momento, sinceramente. Tipo, sai, Donna Sì, Summer, disco music, certo. vedi, sintetizzatore, là, tutto quello. Abbiamo attinto un po' questi suoni. E niente, il testo parla della divinità Maya, diciamo, della divinità azteca, della civiltà azteca dei Maya. Insomma, e poi naturalmente è riferito alla dea, ecco. Infatti, io ero l'amante del dio del sole. Insomma, è un testo abbastanza anche Ma sì, all'avanguardia, giusto per all'avanguardia, essere brava, 78, all'avanguardia. anche musicalmente e anche come testo. Infatti il testo di Antonello De Sanctis E poi c'era è anche un frescura. frescura, certo. Infatti sempre in collaborazione erano Bardotti, De Sanctis e addirittura Dario Farina. Infatti Dario Farina. c'è scritto anche negli autori Dario Farina. Sì, esattamente. L'altro, con questo brano hai partecipato ai Festival Bar. Sì, questo brano fatto il Festival E Bar. c'è un bellissimo filmato con Vittorio Sì, vabbè, Sacchetti che ti sì, presenta. quell'anno sì. Bella. Bello, che esperienza è stata? Un'esperienza bellissima. Sono andata a Verona e ho cantato all'Arena di Sei Verona. rimasta seria e finita lì. Sì, cioè voglio dire, bellissimo. C'era la regista che un po' si era incavolata con me perché. La Torvani, mi sembra, in quel periodo. Siccome facevo tutti dei movimenti strani, poi mi abbassavo all'improvviso, sono un po' sul palco, io faccio un po' come mi gira, e lei, no, non si era incavolata, però dico, mi diceva, avvisami quando ti abbassi, perché io mi abbassavo, mi ero inventata questo balletto, mi piegavo sulle gambe, È vero. perciò lei a un certo punto mi vedeva sparire, e basta, mi ricordo questo qua, però bello, c'era tanta gente, una bella platea, insomma, si vedeva. Ma ti ricordi il ritornello di Maya? Come Sì. Ma faceva? il ritornello veramente non è che dice sempre Maya, Sì, Maya, c'è sì. il coro. Beh, io come ritornello, diciamo, veramente, intendi i tuoi occhi come sabbie mobili. Non mi ricordo più adesso le parole, Va perché bene, va bene, va bene. adesso a memoria, sinceramente. Però dico, era un grande coro che c'era. Sì, Maya, faceva io ero Maya, Maya. l'amante del dio del sole. Maya, sempre i coro, insomma, è tutto così. Era Sì, è abbastanza vero, è vero, è vero, accattivante, infatti. è vero. E lì dietro hai la compilation. Ah, sì, eh. Hai i tuoi occhi come sabbie mobili che mi attirano su di me, su di te. Ecco, me lo ricordo, scusa, che non è che la faccio sempre. Allora, qui c'è il 33 giri della compilation, CGD addirittura, CGD. E ci sono più di cantanti qua dentro, ci sono anch'io con Maya, ci sono dei cantanti bravissimi in questo album, delle canzoni bellissime. Tra l'altro, da quello che so, che questa è la prima compilation del Festival Bar. Mi sembra di sì, guarda, ci sono dei nomi pazzeschi. Prova a leggere qualche nome. Allora, ora te ne dico, ma io me ne ricordo come c'era, a parte che c'era Umberto Tozzi, poi c'era Ornella Vanoni, addirittura c'era pure Pino Daniele, mi ricordo quell'anno lì, Walter Foini, mio amico. Poi c'era Fred Bongusto. Ma dietro le quinte com'era con tutti questi artisti lì Ah, all'arena? ora te lo racconto, sì. Allora, comunque l'hanno visto, l'avete visto? Sì, bellissimo. Ah, bene, bene. Ah, io ero là dietro con Ornella Vanoni, nel camerino con lei, e c'era Umberto Tozzi con noi. Sì, mi Oh, ricordo. sì. Ero là e infatti mi ricordo che c'era lui, apposta mi ricordavo. Niente, sono andata là, mi sono cambiata. Mi sono messa in tenuta mai, tutta con l'avevo dei legging belli tutti in paillettes, È tutti vero.
top tutto, insomma, e niente, ero pronta, ma era tranquilla, non avevo nessun problema, diciamo. Comunque con come se Maya... fossi stata a casa mia, ecco, diciamo. Sì, infatti eri molto disinvolta. Comunque con Maya, poi ho visto anche su YouTube, hai partecipato a tantissime trasmissioni televisive. Mm. E con Maya più che e anche con Donna Meccanica. Donna Meccanica, che vediamo la copertina, eccola qui. Donna Meccanica 79, sì. Sì, 79, sì, sì. Sì, 1979, ho fatto un sacco di programmi con Donna Meccanica, sì. Domenica In, Disco Ring, 10 Ma Hertz, anche, Leona Luce. Anche Lina, anche nelle foto tu eri molto seria. Sì. Nelle copertine anche, vero? Sì, sì, sì. Rispecchiava un po' quel momento tuo. Sì. Che diciamo sono sempre così. Sì, sì. Sì, però dico, nelle interviste sono più sorridente ora. Sì, 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 sì. E poi cosa è successo? Dal 79 poi, qual è stato il tuo percorso? Ah, beh, allora, fino al 79, 80 ho fatto i dischi. Ah, dunque, quell'anno lì dovevo andare anche a Sanremo, quando ho fatto Donna Meccanica. Non so veramente cosa sia successo là, cosa è successo, perché dovevo andare a Sanremo, invece ero già pronta. Ero andata a Roma e avevo comprato un bel completo, l'ho usato poi per fare le altre trasmissioni e dovevo andare a Sanremo. Non so poi cosa è successo, sai, Sanremo sono un po' dei scambi di artisti, non so, all'ultimo momento poi è stato, non si è fatto più. Non si è però fatto. Io una settimana prima avevo anche comprato il vestito, non so cosa è successo, non ho mai saputo. Ah. Dovrei chiedere a Ornella Vanoni, allora ci sei rimasta anche male, possiamo dire abbastanza, ma non troppo, dai, no, sì, non è che non, tagliare le vene, no, ecco, non ci pensavo neanche. No, ecco, quello che mi colpisce di te mentre stai parlando del passato è proprio questa tua nonchalance di dire, ma ho vinto, chi se ne frega, sì. Mondo d'argento, sono andato sul palco ai Festival Bar dove c'era 30.000 persone, ma chi se ne frega. Ma infatti no, a Sanremo, no, guarda, dopo una settimana no, non ci vai, vabbè, a chi se ne importa, cioè, ma chi, ma infatti questo, perché a me quello che interessa è cantare, il succo del discorso è, e non è che io ci tengo tanto tutta questa apparenza, queste esibizioni. Però cioè, diciamo è una bella un bel carattere, cioè affrontare questo normalmente molte persone farebbero stare alle vene, no, ma figurati, la vita è lunga, cosa me ne frega, no. Grande, no, tranquilla, grande Lina. Ma figurati, per una cavolata del genere uno se la deve prendere, certo, magari al momento dico, ma come mai, ero già pronta veramente, praticamente io ho comprato l'abbigliamento con Ornella a Roma in Piazza di Spagna da Camomilla. Ah. Poi una settimana prima, e sapevo che dopo una settimana ero andata al Bisola, perché partivamo di là, che abitavo al Bisola, doveva passare a prendermi Sergio Bardotti con JP & JP, non so se te lo ricordi, sì. Ecco, e beh, è successo qualcosa una settimana prima, ma non te lo so dire io cosa è successo, perché io non è che posso le cose tecniche delle discografie, delle discografiche. Qualcosa c'è stato, perché io sapevo che dovevo andare, se no mica compravamo il vestito. No, certo, certo. La certo. Canzone è pronta, Donna Meccanica. Ma non fa niente, no? Figurati io. Date, Donna Meccanica, detto, ecco, un pezzo, ritornando a questo brano, un pezzo molto bello. Sì, piace, sì, piace ancora adesso quando lo faccio, lo canto col gruppo. Oh, se moltissimo. Vuoi accennare qualcosa, hai campo libero, non ti preoccupare, non ti voglio invitare sempre, perché insomma io lo sai, no, vado in brodo di giugio le vado. Sono reduce di un po' di no, vabbè. Lo so, una lo so. Donna meccanica, una donna che nasce dal dolore di un momento senza amore. No, forza, così c'hai questa voce graffiante. Sì, ora graffia un po'. No, vabbè, no, sto benissimo, però un pochettino di ancora un pochino di raucedine, ho avuto un pochino leggera raffreddore, quella che c'è in giro però. Sì, fa parte del momento, dai. Infatti, bene. Ma poi allora a livello discografico ti sei fermata o sbaglio? Allora, sì, discografico sì, perché la Vanilla poi è stata presa dalla Sony, mi sembra, dalla Sony, se non sbaglio, non lo so. E io sono rimasta fuori.
E poi in quel momento non è che mi sono data tanto da fare cercare altre discografiche, ho cominciato, lavoravo, facevo serate, tournée, ho lavorato dappertutto, tournée in Sud America, ho fatto in Cile, con un gruppo della Toscana anche. Ah, addirittura? Gruppo di Arezzo. Ma senti. Sì, 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 cioè, con un gruppo di Arezzo, adesso non mi ricordo il nome proprio loro, però. E sei andata in Sud America? Certo, in Cile, siamo stati un mese. Ti immagini, cioè, o meglio, non ti immagini perché te ci sei stata, mi immagino il pubblico perché il caloroso. Ma io quando sono arrivata là, pensa, i giornali quotidiani scrivevano, supponiamo il secolo, no? Quotidiano della Liguria. Lui, Linda, Lina Savonà, cioè prima pagina, puoi capire in quel periodo. Cioè proprio, però qua ero forte già in quel momento, no? Perciò ci sta, diciamo. Ero abbastanza, insomma, festival bar, dove ero abbastanza Conosciuta, famosa. Sì, vabbè, sì, sì. dai, ero sempre televisione, anche tutti i programmi che c'erano in quel momento, tutti, E perciò tutti gli mi conoscevo. appassionati di codischi, vero? Come? Ho detto, tutti gli appassionati in Cile, lì con i dischi in mano. Sì. No, con il disco in mano non l'ho visti, però dove cantavo io, insomma, erano molto contenti, felici. Ho cantato allo Sheraton Carrera, facendo il concerto, e addirittura in quel periodo c'era ancora il dittatore, come si chiama, Pinochet. Sì. Infatti, poi c'era il coprifuoco anche, infatti. A una certa ora sì, era mica tanto bello. E niente, ho fatto questa esperienza bellissima. E poi tornato in Italia, ho sempre lavorato, ho fatto tournée come serate per conto mio, Lina Savonà, poi aggregandomi altri nomi, Patti Pravo, Rita Pavone, Teddy Reno, Nilla Pizzi, cioè di tutto. Ho lavorato un po' con tutti, nel senso io cantavo prima e loro. Magari in quel momento uscivano dopo di me, insomma, per esempio con Rita Pavone eravamo insieme, anche con Patti Pravo, Nicoletta, abbiamo lavorato, poi mi dimentico qualcuno, no, vabbè, tanti altri, insomma. Vabbè, certo. Ecco, a un certo punto poi ho riprovato però a fare, certo, tra una sera e l'altra, mi dice, ma ora vediamo se posso fare qualcosa discograficamente, cioè di tornare. E ero andata anche a Milano, insomma, ho provato a fare delle cose, dei provini, e anche piacevano oltretutto, dei brani, con la Maionchi addirittura. Sì, con la Ricordi, insomma, ho provato. E poi però non è andato in porto. Poi in Phonit ho provato, addirittura ho fatto un bel brano di Pino Mango, che si intitola Blu eccitante. Questo lo puoi ascoltare perché su YouTube io l'ho messo, non è mai stato pubblicato, però è un brano che ha scritto Pino Mango e l'ho fatto io, ma non è stato pubblicato. Motivi di budget, non lo so. In Phonit. E aspetta, che ti volevo dire? Sì, quando l'ho registrato in studio in Phonit c'era addirittura lui, Pino Mango, Sandro Giacobbe. Perché ero con lui in quel periodo, mi aveva portato lui in quella situazione Phonit, Sandro, e c'era la Mara Maionchi, e avevamo fatto questo provino, però poi non è uscito, non è stato pubblicato, ma io il provino l'ho messo lo stesso su YouTube, si intitola Blu eccitante, Me lo sto segnando. di Pino Mango e Armando, di suo fratello, anche se lavoravano sempre in coppia. Ce l'ho, e come? Però non è stato pubblicato, non lo so, sai come ci sono, non è che sempre va tutto liscio, ci sono anche problemi di soldi, di budget, Certo. ecco, se no era un bel brano quello lì. Ecco. Chiuso questo momento qua, poi ho provato a fare altri brani. Poi ho fatto un brano che ha scritto mio fratello, Sono una, bello, è uscito anche questo brano, pubblicato da Mosello, dalla Edit Music. E poi un altro che ha scritto Luigi, Stop the World, è Aspetta, uscita ho trovato delle foto, vedi, anche. Ah, sì, sono bravo. una, Quello ok, sai. e E poi poi Stop the Stop the World. World, E ok. sei informatissimo, eh? Bravo, esatto. Tanto Bravo.
Sono una, ecco, tornando al pezzo che hai rammentato prima, e vi faccio vedere un po' questa copertina, è un pezzo rock, molto Sì, rock, rock, che si sì. Esatto, avvicina proprio alle tue corde vocali, possiamo dire. sì. E Questo invece Stop the me War l'ho più ascoltato, soft, però sì, però io lo più definisco, rock blues, rock, sì, affari poi del super genere. graffiante, non lo Sì, so. anche sì, super. Dipende infatti come sento la cosa. E fare comunque un bel brano anche quello. Sì, Non sì. era Bello. male. Molto, molto graffiante. Bello, bello. Bello, Massimo. E perciò ho fatto questi due brani. Dato 2012, se non vado errato. 2012, infatti, neanche tanto, cioè, ecco, ogni tanto mi sveglio, diciamo, ecco. Sì, vabbè. Poi cosa ho fatto? Niente, poi non ho fatto più niente, ma non è che non faccio più niente. Poi mi vengono delle idee, poi o qualcuno mi propone una cosa, sai com'è? Sì. E E ora poi, ecco, e ultimamente. poi sei arrivata diciamo, a The Voice Senior. Ma siccome ho visto che c'era questo programma, sinceramente io non lo vedevo questo programma. Però mio fratello, un fratello che è un ex ristoratore, 50 anni che è in Belgio, e siccome lui vede solo Rai 1 là, diciamo nei canali qua italiani, quelli che passano, e mi ha detto: ma tu perché non ci vai a The Voice? Ho detto: ma che cos'è? È un programma che fanno, cioè ci sono. Ho detto, ma aspetta, poi sono andata a vedere questo programma. Ho detto, ma sai che faccio ora? Provo a vedere se mi prendono. Ho chiamato e mi hanno contattato e ho partecipato. Mi hanno subito, ho fatto tante audizioni e niente, poi sono andata e ho partecipato. Basta, tutto là. E sei arrivata in semifinale. Sì, e poi mi è preso il Covid. Infatti, ho visto c'è il video da casa hai Da cantato. casa e avevo la febbre a 38,5, non so neanche io come ho fatto, la forza di volontà. Guarda, non ti dico, ma guarda che io ero nel letto, una tragedia, io ero ammalata, non so come ho fatto, però col cortisone che prendevo per il COVID, la voce usciva, col cortisone. Infatti ho cantato, se no non avrei potuto cantare, perché uno quando è ammalato non è che può No, cantare. certo. Infatti, eppure ho cantato, perché stavo curando, no, comunque il COVID. Ma com'era Purtroppo. l'atmosfera in studio? Com'è? Allora, quando ho cantato da casa oppure quando ho No, cantato la quando eri prima lì in volta? studio, quando eri in studio? Ah, allora, quando io ho fatto una miniera, ho Bellissima. cantato, ecco, quella, poi questo brano l'ho scelto io, non è che gliel'ho imposto io. Loro provavano a tono di qua, di là, hanno detto io canto una miniera, se no non canto niente. Alla fine mi hanno dato una miniera. Io volevo cantare questo brano perché mi piace, dei New Trolls, e infatti è uscito bene, cioè nel senso che è andata bene. E l'atmosfera era ottima. Quando ho fatto le prove, la prima volta che abbiamo provato in Rai a Milano, i musicisti si sono alzati tutti in piedi, mi hanno applaudito. Perciò ho detto: ma la cosa promette bene. Alle prove. E poi dopo il giorno riposo e dopo abbiamo registrato, cioè registrato, perché poi vengono i parenti dietro, c'era mio fratello, mia sorella che piangevano, mio marito, ho detto che bell'effetto che gli faccio, che si mettono a piangere, a posto. Gli ho Ma detto mai qua. una grinta incredibile. Grazie. Però dico, perciò è andata bene. Poi sono tornata a casa e c'è stata la scelta. Loredana mi ha scelto nel suo team. Io Ecco, sì, Loredana Bertè. ho fatto un casino là in studio, hai visto che saltavo, mi sono inginocchiata per fare scena. Vabbè, ma io venivano spontanee, mi veniva di fare così e ho fatto così. Ha fatto bene. Ma che se ne frega, infatti, è vero o no? E poi Brava. sono venuta a casa, dovevo preparare l'altro. Prima sono andata al Bissola perché. Sono andata a Milano, beh, poi sono venuta a casa per preparare l'altro brano che mi avevano, come si dice, dato. Loredana mi ha dato il brano, ma come ricordo, aspetta, mia memoria. Una ragione di più, stavo dimenticando. Una ragione di più. Sai, c'è una ragione di più, questa qua. Perciò mi ha dato questo brano e devo prepararlo.
dove loro fanno la base, poi te lo mando, lo provi a casa, va bene, tutto a posto. E mi è venuto il Covid. Perciò a questo punto poi non sono più andata a Milano a fare, sai che fanno le prove là con il coach, tutte queste scene. Io l'ho cantato direttamente da casa e basta, e via. Comunque, secondo me l'ho fatto bene, mi hanno detto che l'ho fatto bene. Poi, sai com'è, essendo malata, il programma deve andare avanti, perciò non è che possono Cioè, stare a forse pensare. se eri in studio potevi vincerla. E chi lo sa? È logico. Ma non fa niente. Però dico, non è importante tanto chi vince, chi perde. Però dico, l'importante è fare delle cose belle. Comunque, una cosa bella l'hai fatta, ultimamente. 2023, anima stanca. Sì. Sì, Massimo, veramente bella. Un pezzo Questo molto, molto bello. mi sta. Complimenti. Grazie, mi sta dando veramente delle soddisfazioni. Tutti sono veramente, mi fanno tanti complimenti per questo brano, anche le radio, appena lo sentono lo mandano in onda. Anche Com'è l'altro, nato? ora te lo racconto, anche ieri Radio Italia, appena l'ho sentito l'hanno mandato, poi vogliono un'intervista, cioè sono proprio contenta. Come è nato te lo dico subito, praticamente. Gianni Belleno, ritornando al discorso dei New Trolls, naturalmente lo conosco da 50 anni e conosce la mia vocalità, mi conosce da quando ero ragazzina e ha pensato di scrivermi questo brano e me l'ha fatto sentire, mi ha chiamato e mi ha detto: Lina, ti piace questa canzone per te? Io quando l'ho sentita veramente mi sono commossa perché era veramente bello. Era suonato da lui e cantato da lui, era bellissimo già, era già bellissimo. Io ho detto: ma perché lo devo fare io? È così bello fatto da te, gli ho detto, è giusto, era meraviglioso cantato da lui e suonato da lui. E lui mi ha detto: lo devi fare te se vuoi, se ti piace. Ho detto: certo che mi piace, e l'abbiamo fatto. E è uscito questo brano, l'ha suonato la batteria, la fa, vabbè, il brano è di Gianni Belleno con anche suo figlio Mamo Massimiliano, che è un bravissimo musicista anche lui, che fa parte dei New Trolls, degli Off New Trolls. E niente, poi l'arrangiamento me l'ha fatto Salvatore Mufale, un grande, grande musicista e un mio amico. E poi la batteria Belleno e la chitarra basso Massimiliano. E poi niente, abbiamo fatto questo brano che. E tutti sono, mi fanno i complimenti, mi fanno emozionare perché dicono che è bellissimo. No, io l'ho sentito che era bello, però sai com'è? Come si dice, ogni scarafone è bello a mamma Sì, sua, a certo. mamma soia, anzi, come dire, a Napoli. Dai, facci sentire qualcosina. Va bene, aspetta. Possiamo, ma quello che mi piace di più è, diciamo, facciamo, ho bisogno, come vedi, di staccare, di andar via, di capire quanto credi, o se è soltanto unica o solo mia, la solitudine che adesso è dentro me, anche se sto con te, lei mi trascina giù, dove neanche tu, col bene che mi vuoi. Io non mi accendo più e voglio capire, sai, se sei solo tu o questa vita appena cominciata adesso, la sento tra le dita. Va bene, non vorrei. Grande! Complimenti, Dai, così un complimenti. pozzettino. Grazie. Complimenti, Lina, che donna sei, Grazie. sei straordinaria. Ma Grazie. il futuro di Lina poi? Altri brani? Cosa hai in mente? Ok, praticamente per adesso sto cercando di promuovere al massimo e al meglio delle mie potenzialità il brano Anima Stanca, cioè, perché ci credo tantissimo e vedo che stanno cominciando a crederci anche gli altri. Perciò, quando uno crede fortemente in una cosa, poi va a finire che anche gli altri ci credano. Io penso che sia così. E già funziona nelle radio, vedo che è molto
radiofonico, nel senso, non radiofonico, nel senso che sta parola non mi piace, cioè lo trasmettono molto volentieri tutte le radio, poi mi chiedono interviste. Ieri addirittura ho fatto la Radio Italia e devo fare un'intervista video, cioè mi hanno chiesto anche intervista, insomma sono molto interessati. E poi aspetto anche delle chiamate per promuoverlo anche un po' in televisione, insomma, al pubblico ancora più vasto, oltre che insomma anche in televisione. Sì, sì, più ampio, un pubblico più ampio. Sì, sì, è logico, per ampliare un po' il pubblico, infatti. E poi nuovi brandi, dai, arriveranno sicuramente. Piano dai. Piano, io non faccio mai tanto i progetti a lunga durata, cioè a lunga scaduta. Sì. Prendiamo un po' quello che viene, no? Qualcosa in testa ce l'ho naturalmente. Okay. Però per adesso sto facendo questo lavoro qua, portare avanti questo brano che deve essere conosciuto da tutti, soprattutto. Ma per finire, il tuo ricordo più bello della tua carriera, che metta al primo posto, ce l'hai uno? Fammi pensare, per una domanda proprio... Domanda da un milione. Cioè, il mio ricordo più bello fino adesso, di tutta la mia carriera, fino adesso... Vabbè, ce n'è tanti, dai! Ce ne sono tantissimi, ma proprio uno in particolare guarda, se vuoi proprio che ti dica, forse il ricordo più bello è quello che quando mi hanno fatto ascoltare questo brano qua ora, ultimamente, è Gianni Bellin. Cioè, perché a me piace sempre andare avanti, non mi piace tanto ricordare il passato, cioè, fa parte di noi, perché certo, sennò non saremmo qua. Certo. Però mi piace, ecco, questo momento qua, quando ho sentito questo brano, ho detto, mamma mia, un brano per me che posso fare, ecco, una cosa che mi stimolava moltissimo. Poi, sai, ricordi tantissimi, tutti belli, dai... generale, televisione, serate, tutto bello, ecco. Ah, ecco, una domanda che ti volevo fare. Sì. Ma il rapporto, visto che hai rammentato Rita Pavone... Sì, sì, come no? Tutti, insomma... Lavorato tanto con cioè, Rita. Che rapporto avevi con gli altri? Bello, con Rita Pavone... un rapporto con gli altri, con Patti Pravo, mi ha detto, insomma... Sì, sì, guarda... Cioè, con tutti i colleghi, con i colleghi... Sì, sì, con Patti Pravo, guarda, ti devo dire la verità, dicono tutti che è antipatica, no antipatica nel senso che ha un carattere, invece com'era bravissima, proprio una persona stupenda, parlava solo con me praticamente lei. Vedi? Sì, sì, praticamente sì, e era molto socievole, e infatti in quel periodo mi raccontava, quando eravamo nel camerino, diciamo che quando l'ho conosciuta io era prima di, no nel senso quando ho lavorato io è prima di Dimmi che non vuoi morire. Era un periodo un po' di bassa, ecco, parliamoci chiaro, ecco. Però stava provinando anche lei dei brani di Mango, cioè anche lei aveva i problemi che hanno tutte le cantanti di avere dei brani che poi vanno bene, perché il succo è quello. Se non fai delle canzoni che funzionano, buonanotte ai suonatori, ecco. E anche lei, poi dopo ha trovato il brano Dimmi che non vuoi morire, ecco, infatti è andata alla Sanremo, simpaticissima e guarda, veramente una persona fantastica. Sì, dai, con me. Avevi un bel rapporto con tutti. Sì, benissimo. E anche con Rita Pavone. Anche Rita mi adorava, anche ora ogni tanto la sento. Non solo lei, anche suo figlio, perché eravamo sempre a casa sua, ad Ariccia, e perciò eravamo in famiglia. C'era anche mio marito che suonava la batteria, perciò eravamo sempre insieme, anche mio marito musicista. Bella. Perciò è come una famiglia, ci sentiamo... Beh, eravamo stanchi anche, però dico, bellissimo, bellissime esperienze sul palco, bellissime esperienze di musica, bella musica. C'è stato un momento di difficoltà sui palco, un aneddoto carino dove ha detto, adesso come faccio? No, non te lo posso dire questo. Ah, ok, perfetto. No, succede di tutto, no, vabbè, ma dai, scherzo, succede di tutto, però lascia stare questo. No, no, veramente no. Ah sì, forse una volta a Napoli, eravamo in un paese un po', non dico ma affamato non si dice, però praticamente quando siamo usciti c'era un pubblico un po' bizzarro e ci sputavano addosso. Ah, addirittura.
E avevo un bel tubino nero, un vestitino nero, tutto bello fatto apposta per fare la tournée. Ne avevo due, uno una sera, uno l'altro, tempo di lavarlo. Asciugavamo la roba col finestrino della macchina, ma anche Rita Pavone. Bellissimo questo. Ma anche Rita Pavone, siccome metteva sempre i leggings, se tu guardi, lei li lavava la sera e poi li metteva nel finestrino della, fuori dal finestrino e asciugava, perché eravamo anche d'estate, e asciugavano là. Incredibile. Un po' da vita da zingari, sinceramente, però mi hanno sputato tutto a me, un po' a tutti. Però io avevo il vestito nero a tubino, e insomma, poi alla fine ho detto era tutto quasi bianco, e mi sono andata a cambiare. Insomma, vabbè. Un po' di casino era scoppiato, però noi non ci hanno fatto niente. Beh, c'è un pubblico un po' bizzarro là. Sì. Particolare. Per finire, ho visto su Facebook. Comunque, alla fine la serata è uscita bellissima. Era solo un gruppetto. Quello me lo immagino, perché come sei determinata te, la serata esce. No, bellissima poi la serata. Infatti, poi alla fine Rita, no, eccezionale. È uscita una bellissima. Solo che c'era un gruppetto un po' particolare. Ogni tanto c'è qualche gruppetto un po' fascineroso. Tra il pubblico ci sta di tutto. Ma ho visto su Facebook una tua foto. Quando avevi 20 anni, sì. Che avevi un falco. Sì. Sì. Io sono rimasto incuriosito di questa foto. Sì. Strano. Però. Allora, questo falco era un falco che, dunque, ho fatto il servizio fotografico. Questo qua era Rino. Vediamo se te lo recupero. Eccolo qui. Sì, esatto. Pascuttini, fotografo. Rino Pascuttini, mi sembra. Sì, il nome, era un bravissimo fotografo. Penso che non ci sia più, poverino. Però mi ha avuto questa idea del falco, ma il falco, io, come hanno scritto su Facebook, ma non avevi paura, ma il falco effettivamente era, poverino, un cadavere di falco imbalsamato. Perciò, come poteva avere paura di un... Di un falco morto, no, era imbalsamato, perciò ero tranquilla. Tra l'altro, a Nuova Patti, vedi, Lina Savonà gira per le strade di Roma con il suo inseparabile amico, un falco reale. 20 anni non ancora compiuti, di compilare il 23 marzo, vive già è stata ribattezzata la Nuova Patti Bravo. Ma te l'ho detto, ero un po' scorbutica allora, ma vabbè, non è che ora sono proprio... Dipende da come mi trattano, tratto. Si vede che è un periodo che... Nel senso, ero un po' scorbutica, diciamo. Apposta mi dicevano così, come carattere, però... Non è che... Va bene, dai, Lina, va bene. Dai. Hai la infatti... grinta paurosa, è quello che serve adesso, soprattutto in questo momento molto particolare. Sì. Ma veramente, della discografia, che non si capisce più niente. E come la vedi in questo momento la musica? No, vabbè, c'è del bello e c'è del brutto. Nel senso, ci sono quelli che fanno belle canzoni. Basta andare a cercare, ecco, a scegliere. Basta andare a scegliere, dai. Certo. Dai, Lina, siamo arrivati alla fine di questa bellissima chiacchierata. Grazie, facciamo? Ma... Salutiamo i nostri ascoltatori? Sì, come no. Saluto tutti i tuoi ascoltatori, i nostri, in questo caso, e di... Disco, music, Italo disco, giusto? Sì, dai, va bene tutto. Va bene, no, perché la tua rubrica è questa. I love Italo disco, infatti, saluto tutti e sono veramente felice di essere stata qui con te, Massimo Martelli. Anche per me. Sei forte e ti faccio i nuovi auguri per tutto, per il tuo programma, questo programma e per tutto, anche per la tua vita e basta. Grazie mille Lina, sei fantastica e complimenti per tutto. Grazie. E amici, vi aspetto tutti alla prossima chiacchierata. Un grosso abbraccio da Massimo e da Lina. Viva la musica e come dico sempre io, viva il vinile. Esatto, sì, infatti. Grazie Massimo, ciao a tutti. Grazie a tutti. Ciao. Io, una carta d'identità, una foto di un viso come tante, sono io, di un'immagine la metà.
fra la gente una macchia di colore, invece no, mai la stessa ti sembrerò. E se posi la mano sul mio seno sentirai suoni grandi che tu non hai, emozioni improvvise per volare stanche a me. Amarti sempre, amarti mai, tu parli vecchio e inventi lei, pensi a un triangolo come ad un'isola mai. Amarti sempre, amarti mai, per ogni volta che mi avrai devi cercarmi dentro di te. Io come donna non ho virtù, quando in fondo uno sguardo trovo un uomo sono io, sempre quella che dà di più, senza chiedere in cambio il tempo e il cuore. E adesso in palcoscenico Lina Savona Maia. Restiamo in ambiente discoteca. Una ragazza molto carina di Cagliari, una ragazza che farà sicuramente molta strada, si chiama Lina Savona e canta una canzone da un titolo un po' piuttosto intrigante, si chiama Donna Meccanica. Lina Savona.
Se ti senti uomo, non parlare adesso, distruggendo gli altri, non riavrai te stesso. Tu sei cambiato dal nostro primo incontro, sembri un bambino che spezza in due l'automa per vedere che c'è dentro. Ma dai miei rottami volano i pensieri e sulle bancarelle dei tuoi rigattieri. Io tra la gente riunisco pezzo a pezzo il corpo alla mente, lo scotch alle giunture non mi abbassa il prezzo. Con te, questa notte vorrei, io con te, però c'era senza nuvole, io con te, questa notte me ne andrei, io con te, su me onde dell'oceano.
l'oceano. Enjoy this joy. Ferma il mondo!
distante. Le case, le pietre ed il carbone dipingeva di nero il mondo. Il sole nasceva, ma io non lo vedevo mai. Laggiù era buio. Nessuno parlava, solo rumore. Una pala che scava, che scava. Le mani, la fronte hanno il sudore di chi muore. Negli occhi, nel cuore, un vuoto grande più del mare. Ritorna alla mente il viso caro di chi spera. Stasera come tante in un ritorno. Quando tornavo eri felice di rivedere le mie mani. Ho bisogno, come Fedi, di staccare, di andar via, di capire quanto credi e se soltanto unica o solo mia. La solitudine che è scesa dentro me, anche se sto con te, lei mi trascina giù. Dove neanche tu, col bene che mi vuoi, io non mi accendo più e voglio capire, sai, se sei solo tu o questa vita sembrava cominciata da. Ricordo le attenzioni, rubarci baci nei portoni, colmare tutti i nostri sensi, senza pensare, sai che a me mai mi toccherà. La solitudine che adesso è dentro me, anche se sto con te, lei mi trascina giù. Dove neanche tu, col bene che mi vuoi, io non mi accendo più e voglio capire, sai.